Il prossimo premio è quello dedicato allo studio professionale dell'anno Restructuring. Premio che va a MFB Partners. Per la notevole specializzazione nel settore della gestione delle crisi di impresa, con cui da oltre 25 anni i soci si impegnano a fornire una consulenza dettagliata e dall'approccio innovativo. In particolare per aver dimostrato professionalità, rigore e accuratezza in tutte le questioni legali attraverso elevate competenze in materia di restructuring. In collegamento l'avvocato Andrea Migliarini, professionista associato, e la dottoressa Barbara Fasoli Braccini, professionista associato naturalmente dello studio. Buonasera a entrambi. Buonasera. Buonasera. Volevamo soprattutto ringraziare per questo premio che è giunto abbastanza inaspettato, sia il premio che la nomination. Penso che l'avvocato è d'accordo con me su questa cosa e volevamo ringraziare anche e soprattutto i nostri collaboratori anche in questo periodo di lockdown per la sensibilità e per diciamo il modo in cui ci hanno supportato in questo periodo. Beh, allora se siamo riusciti a cogliervi di sorpresa mi fa piacere, perché vuol dire che in qualcosa insomma in cui non eravate preparati vi abbiamo trovato. Ovviamente se si tratta di non essere preparati su questo è solo un'ottima cosa, quindi siamo ovviamente grati anche a chi ci ha sostenuto, che certo. Sicuramente è stato determinante. Assolutamente sì. E, appunto, io ho detto subito che insomma in questo momento, prima di lanciare la categoria e la vostra motivazione, ho detto parliamo di gestione di crisi di impresa. È chiaro che in questo momento è fondamentale parlare di questo. Allora, come state affrontando questo aspetto? Diciamo che la situazione è particolare, perché diciamo che noi che lavoriamo da oltre 25 anni in questo tipo di settore abbiamo assistito ad una metamorfosi della situazione di crisi, perché se fino al 2000 avevamo un imprenditore che aveva anche nella situazione di peggior criticità, che poteva anche naufragare in un fallimento, avere comunque la capacità e le risorse per venire fuori e per rialzarsi, oggi invece ci troviamo di fronte ad una situazione che veramente è deteriore e dove è difficilissimo poter programmare quella che potrebbe essere l'auspicata continuità. E quindi il nostro lavoro oggi è doppio, perché è di natura sia professionale, ma arrivo a dire anche di natura umana, perché anche nella motivazione che lei ci ha rappresentato è stata sottostante al nostro riconoscimento, e devo dire che ci ha estremamente gratificato quella motivazione, è perché oggi, soprattutto in un momento come questo del lockdown, dove la criticità che è insorta a causa della pandemia ha ulteriormente peggiorato la situazione, indubbiamente ci ha imposto una forma di assistenza nei confronti della clientela anche e soprattutto in questo periodo, perché diciamo che ovviamente siamo stati costretti a ricorrere alla modalità online per la consulenza, salvo qualche raro intervento di pronto soccorso. Però diciamo che nella logica non abbiamo mai fatto mancare la nostra presenza costante nei confronti dei clienti, anche perché se c'è una cosa che ci ha contraddistinto alla dottoressa Fasoli e a me nell'arco degli anni e anche ai nostri collaboratori, è quello di imparare ad avere una forma di sensibilità particolare anche di quello che è l'aspetto umano il dramma che vive l'imprenditore, perché improvvisamente per una serie di vicissitudini che possono anche non essere causate da lui stesso si trova a veder naufragati 20-30 anni di sacrifici. Certo, e quindi certo. Quello che è l'oggettiva problematica tecnica, c'è indubbiamente anche il problema umano che coinvolge l'imprenditore, coinvolge la famiglia, e quindi è un nostro compito quello anche di raccogliere quelle che sono proprio le sofferenze personali, quindi è un compito quello nostro di individuare una soluzione tecnica, e questo
è il motivo che ha portato la dottoressa Fasoli e me a creare questa sinergia interdisciplinare proprio perché la crisi oggi non può essere affrontata solo dal commercialista o solo dall'avvocato. È importantissima la sinergia di chi lavora e lavora insieme ascoltando le esigenze, coglierle e saper individuare gli strumenti tecnici. D'accordo, Lascio a... dottoressa, infatti io avevo sottolineato due parole, rigore e accuratezza, insomma, che ben vanno a completare il discorso che faceva appunto l'avvocato. Assolutamente, volevo soltanto aggiungere a riguardo una cosa sostanzialmente, che abbiamo molto usato la consulenza online in questo periodo perché purtroppo obbligati a farlo, ma non ci dobbiamo dimenticare che in realtà il momento di sofferenza o il momento comunque in cui l'imprenditore toglie il suo imbarazzo non si riesce a cogliere con una telecamera. Quindi è un lavoro dove è necessario, indipendentemente da tutto, anche se si può ricorrere a quello che è l'ausilio tecnico, ma l'umanità e il momento di condivisione personale, è difficilmente sostituibile. D'accordo, certo, assolutamente. Insomma, io vi ringrazio. Insomma, guardare al futuro, significa, trovate una parola, ad hoc, non so, beh, non è facile, però se ve ne viene in mente una. Guardiamo al futuro sempre con il credere che riusciamo a farcela. Cioè non, se c'è un denominatore comune che unisce Barbara e me, è proprio questo, che anche di fronte a quello che sembra impossibile, cerchiamo sempre di Cerchiamo fare di. lo sforzo per trovare la soluzione. Oh, ecco, per trovare la soluzione, non una soluzione, cambia molto. È d'accordo quindi, dottoressa, anche lei, sì, l'ha detto l'avvocato. Va bene. Ok, allora io saluto e ringrazio l'avvocato Andrea Migliarini e la dottoressa Barbara Fasoli Braccini. Grazie mille e complimenti ancora per il premio. Grazie, grazie Grazie a lei. a voi. Noi siamo quasi arrivati veramente al rush finale, proprio l'ultimissimo, però attenzione perché ci sono ancora delle sorprese, quindi facciamo giusto un paio di minuti di pausa e poi torniamo con i Le Fonti Awards.